Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo nella cappellina interna dell'infermeria provinciale. Ecco, usiamo un tono un po' più pacato, proprio perché qui ci sono tanti frati della provincia di religiosa, ovvero confratelli di Padre Pio, che in questo momento particolare della loro vita hanno bisogno di un aiuto da parte di qualcuno che possa in un certo senso alleviare anche le loro piccole o grandi patologie. Ne approfittiamo anche per informare i tanti che abbiamo appena incrociato lo sguardo e il saluto e la gioia di Padre Ludovico Coccola, che ringrazia e saluta tutti per i vostri saluti. Ma oggi qui per raccontare un fatto legato alla storia e alla vita di Padre Pio, direttamente da Padre Marcellino Jasenzaniro, che anche lui è stato qui per diversi anni ospite dell'infermeria provinciale. Oggi vogliamo raccontarvi attraverso le parole di Padre Marcellino quanto era anche per Padre Pio un fatto ormai certo, ovvero bisogna riconoscere che i ragazzi, soprattutto di oggi, si sentono un po' lontani da certi valori e figli di una nuova mentalità. Ecco, molte testimonianze ci dicono della premura di Padre Pio di illuminare attraverso proprio dei consigli, dei richiami, giovani che si ponevano dinanzi ad un progetto importante della loro vita, il progetto del matrimonio. Ecco, questo per Padre Pio andava inserito innanzitutto in un disegno della provvidenza che Dio ha su ciascuno dei suoi figli. Quindi non approvava la fretta di trovarsi a tutti i costi l'anima gemella. E infatti diceva proprio a Lucietta Pennelli: ti devi mettere in mente che il Signore ti vuole bene più di quanto tu non vuoi a te stessa. Se vuole che tu prenda la via del matrimonio, sa dove abiti e ti verrà a cercare. Quindi, alla stessa insegnò che l'ascoltare anche il parere dei genitori non guasta, anzi. Racconta proprio questa figlia spirituale: mi interessava un ragazzo, ma i miei in famiglia erano chiaramente contrari a questo fidanzamento. Padre Pio invece si mise dalla mia parte. Un giorno il mio fidanzato, vista l'opposizione della mia famiglia, mi fece la proposta di fuggire, ecco come si usava una volta. Era questo appunto il modo adottato da tanti giovani per piegare quelle resistenze, ma anche iniziare a vivere insieme nel peccato. Da quel giorno non risposi alle sue lettere. Quando arrivò il mio turno della confessione, dopo il colloquio strettamente sacramentale, dissi: Padre, voglio troncare con Domenico. Ma senza accennare alla proposta fattami. E Padre Pio, che mi aveva lasciata libera di fare le mie scelte, disse: qui ti aspettavo. Poi aggiunse: il più delle volte la volontà di Dio si manifesta attraverso la volontà dei superiori, nel tuo caso dei tuoi genitori. Vuol dire che non era volontà di Dio. Padre Pio, che naturalmente non ammetteva il coinvolgimento passionale nei rapporti prematrimoniali, aveva comunque ammonito: andateci piano. Non trascendete in modo che il Signore non vi avesse fatto l'uno per l'altro, non avete a soffrire. Parole sante su cui dovrebbero riflettere i giovani.